Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial per la Java Edition di Minecraft. Vi siete mai chiesti come procurarvi del cibo facilmente e non costruire quelle farm con i recinti pieni di animali che dovete far riprodurre, aspettare? Beh, oggi ho la soluzione per voi perché andremo a costruire una farm di Oglin sul tetto del Nether, davvero efficientissima. Però mi raccomando, lasciate prima un bel like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo ora il tutorial. Allora, innanzitutto andremo a costruire questa farm sul tetto del Nether, ma prima dovremo procurarci dei funghi particolari e soprattutto dovremo costruire sul tetto del Nether nello stesso bioma, cioè quello della Crimson Forest, che è riconoscibile perché, vedete, ci sono questi alberi rossi. Se volete essere sicuri di essere nel bioma corretto, premete F3 sulla tastiera e poco sotto la mia webcam trovate la scritta Biome:Minecraft Crimson Forest, così siete certi di essere in questo bioma. Veniteci ben equipaggiati e soprattutto indossate qualcosa in oro in modo che non andate a provocare i piglin che tenteranno di attaccarvi. A questo punto, una volta trovato il bioma, dovete recuperare 12 di questi funghi che si chiamano Warped, perché sono i funghi che spaventano gli Oglin e ci serviranno a costruire la farm. Quindi girate un po' per il bioma, vedete se ne trovano in vari punti. Potete, volendo, anche utilizzare il bone meal e cercare di farli spawnare. Non è molto comune, quindi vi consiglio piuttosto di recuperarli uno per volta. Se per caso vi si avvicina un Oglin, perché questo potrebbe succedere in questo bioma, ora vediamo se ce n'è qualcuno qua in giro, questo tenterà di attaccarvi. Se volete farlo scappare, piazzate uno di questi funghi, perché questi sono proprio i funghi, vedete, che li spaventano e li allontanano. Ed è questo anche il principio che sfrutteremo per la farm. Una volta che avete recuperato 12 di questi funghi, possiamo finalmente andare sul tetto del Nether. Rimanendo sempre in questo bioma, andiamo quindi a fare un pillar molto alto fino a raggiungere la bedrock che appunto ci indica che siamo sul tetto del Nether. Mi raccomando, state molto attenti a bucare, perché qui, ragazzi, potrebbe arrivare la lava, quindi fate molta attenzione quando create questo pillar. Adesso io cerco di salire fino a raggiungere la bedrock. Una volta che avrete raggiunto la bedrock, dovete premere il tasto F3 e a destra vedrete la scritta Targeted Block 107, in questo caso 123-310. Praticamente sono le coordinate del blocco che state puntando. Ora dovete cercare un blocco di bedrock che abbia la coordinata centrale a 127. Io qua l'ho trovato, ve lo faccio vedere, è quello lì in alto. Vedete, questo sta a 108-127-309. Ecco, questo è l'unico blocco che ci separa praticamente dal tetto del Nether. Questo metodo ve l'avevo già mostrato con la farm di oro, ma ve lo faccio vedere nuovamente. A questo punto mettete una scala fino ad arrivare al blocco lì sopra, quindi qua. Salite sulla scala, restate praticamente qua in alto, quindi non mollate il tasto, e prendete delle Ender Pearl. Ne basterà solo una, ma procuratevene qualcuna di più, e puntate esattamente nel punto dove si incrociano questo blocco e quest'altro e lanciate l'Ender Pearl. Con un piccolo danno di un cuore e mezzo circa, riuscirete ad arrivare sul tetto del Nether. Ora non preoccupatevi, perché per poter uscire di qua potete costruire un altro portale. Ora che siamo arrivati sul tetto del Nether, verifichiamo di essere ancora nello stesso bioma di prima, quindi la Crimson Forest. Prendiamo F3 e guardiamo la scritta Biome:Minecraft Crimson Forest. Perfetto. A questo punto andiamo a piazzare tre doppie ceste, quindi ne mettiamo qua una, due e tre. E poi andiamo a collegare a queste tre doppie ceste degli hopper 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E poi qua ne mettiamo altri 3 che entrano all'interno di questi, in modo che tutto ciò che cadrà in questi hopper finirà all'interno delle ceste.
Ora dobbiamo piazzare 9 blocchi di Soul Sand sopra questi hopper. Per poter piazzare un blocco dovete salire sugli hopper, tener premuto Shift o maiuscolo e andare a piazzare il primo blocco, altrimenti vi si apre l'hopper in questa maniera. E andate a coprire tutti i 9 hopper con la Soul Sand in questa maniera. Poi andate a fare un muro alto 2 blocchi attorno a questa Soul Sand, quindi potete utilizzare un blocco qualunque, anche la Netherrack che è molto comune nel Nether. Io uso questa per mostrarvi meglio tutta la costruzione. Andiamo quindi a fare un muro alto 2 blocchi, tutto intorno, così, ok, voilà, e anche qua andiamo a fare 2 blocchi in questa maniera. Poi andiamo con un acciarino ad accendere un fuoco sopra questa Soul Sand, in questo modo, così il fuoco, come vedete, è di colore blu. Ora scegliete 2 lati opposti di questo quadrato che avete costruito con i blocchi e mettete delle trapdoor, quindi io la metto qui e poi dal lato opposto qui. Ora dalla parte dove avete messo le trapdoor andate a mettere altri 5 blocchi e create una piattaforma 5x3, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 e andate a mettere questi altri blocchi. Poi togliete il blocco centrale qui, mettete della terra e piantate uno dei funghi che avete preso prima. Fate la stessa cosa dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo a mettere qua tutti quanti i blocchi, anche in questo caso potete utilizzare un altro blocco da costruzione, va bene comunque, e qua andiamo a mettere la terra con sopra uno dei funghi, in questo modo. Ora andiamo a costruire un altro muro da questa parte, alto 2 blocchi, e lo portiamo fino in fondo, qua, in questa maniera. Poi continuiamo anche da questa parte, così, e lo facciamo anche di qua, quindi saliamo di 2 e andiamo a completare il muro, così. Ok, e anche di qua lo andiamo a completare. Ora partendo dal centro qua andiamo a mettere una trapdoor e chiudiamola, lasciamo un blocco vuoto, un'altra trapdoor, blocco vuoto, trapdoor, blocco vuoto, trapdoor. Facciamo la stessa cosa di qua, quindi mettiamo le trapdoor alternate da un blocco vuoto, chiudetele e facciamo la stessa cosa identica dall'altra parte, quindi così, e mettiamo le nostre trapdoor. Potete utilizzare qualunque materiale per queste trapdoor, l'importante è che siano messe in questa maniera. Ora andiamo a costruire una piattaforma di 4 blocchi, 1, 2, 3, 4, e andiamo a riempirla in questa maniera, quindi facciamo tutta la piattaforma in questo modo. Ok, potete utilizzare sempre il blocco che preferite. Io utilizzo questo perché in questa maniera potete contare facilmente quanti blocchi sto mettendo, visto che sono tutti contornati in questa maniera. Ok, poi qua togliamo questo blocco. 2 di spazio, togliamolo, 2 di spazio, togliamolo, 2 di spazio, togliamolo, 2 di spazio, togliamolo. E qui mettiamo terra e altri funghi che abbiamo preso, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 funghi. Poi davanti a ognuno di questi funghi andiamo a mettere una torcia, così. Lasciamo un blocco e ne mettiamo un'altra qua e facciamo un'altra fila di torce in questo modo. Questo eviterà lo spawn di altri mob. Ora copiamo questa cosa da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4. Andiamo a completare con i blocchi. Quindi facciamo prima di tutto la piattaforma. Così. Andiamo a chiudere. Perfetto. Poi andiamo a togliere qua i blocchi per mettere la terra. Sempre alla stessa distanza, quindi copiate quello che c'è di là. Terra. Funghi. E infine andiamo a mettere le torce. E voilà! E la nostra piattaforma è pronta. Andiamo ad aggiungere altre 4 torce. Ne mettiamo una davanti a questo fungo e una qua dove c'è questa trapdoor. Quindi lasciamo uno spazio qui. Torcia e torcia anche qui.
in modo da illuminare tutta quanta la piattaforma. Ora scendiamo pure qua sotto e a una distanza di 2 blocchi da uno di questi lati andiamo a costruire un pillar fatto con dei blocchi e delle scale oppure degli scaffolding che vi consiglio fino ad altezza Y255. Per vedere le coordinate potete sempre utilizzare la parte destra dove ho scritto targeted block, che vi dice l'altezza del blocco, ma se voi continuate a mettere scaffolding a un certo punto non riuscirete più a piazzarli perché dopo una certa altezza non è più possibile salire. Quindi io vado a metterne tantissimi e poi cerchiamo di salire fino sulla parte in alto, un po' come abbiamo fatto con la farm di oro. E siamo arrivati sopra, vedete che mi ha detto che abbiamo raggiunto il limite. A questo punto saliamo sulla nostra mega torre, ora faccio così che faccio prima, e qua sopra ragazzi andiamo a piazzare del vetro o comunque un altro blocco per restare AFK e quindi far funzionare la farm. Ora io arrivo qua sopra, perfetto, prendo del vetro, ok, che è comodo, e vado a costruire la mia piattaforma di AFK. Allora aspettate che se riesco, ok, la metto qua, perfetto, e andiamo a fare la piattaforma così. Potete farla grande quanto volete e mettete magari anche delle torce in modo da fare un po' di luce. Se volete essere più protetti potete anche circondare questa parte in vetro, ma dovete stare un pochino più in basso. Non preoccupatevi perché qua sopra non spona niente. Ora dobbiamo solamente restare qua sopra per un po' di minuti. Più restiamo più avremo risultati. Ora ragazzi, con un piccolo trucchetto, con una mod, sono sceso lasciando il mio personaggio di sopra e vi faccio vedere che cosa sta succedendo. Come vedete continuano a spawnare degli Oglin che, spaventati dai funghi, vanno a finire nella parte centrale e vengono, tra virgolette, cotti. Vedete che ogni tanto spawnano e piano piano si vanno a gettare nell'unico posto dove possono buttarsi. Ok, più o meno sono passati 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Scendo, ci saranno ancora degli Oglin, eccoli, quelli che abbiamo visto prima. Andiamo a vedere però nelle doppie ceste che cosa abbiamo ottenuto. Allora, qua c'è un po' di baccano. Allora, però 42, anzi 45 con 6 di pelle. Qua abbiamo 9 e qua altri 43. Come vedete, ragazzi, tantissimo cibo e anche pelle. Ci manca ancora una cosa da fare, ossia costruire un portale per uscire dal tetto del Nether. Quindi possiamo farlo tranquillamente qua. Lo facciamo io 3x3, ma lo potete fare grande quanto volete. Questo lo faccio per una questione di simmetria con la farm. Ok. Quindi fate il portalino, così, bello quadrato. Andate ad accenderlo e passate dall'altra parte, nella speranza di non essere in una caverna come l'altra volta. Non è vero, e anche questa volta siamo finiti in una caverna. Probabilmente qua sopra c'è il mare o qualcosa del genere. In ogni caso, se costruite questo portale qua sopra, andiamo a vedere che cosa c'è, alle stesse coordinate potete fare senza problemi anche qui l'avanti e indietro con il tetto del Nether. Come vedete siamo in mezzo al mare, quindi l'unico posto dove poteva spawnare era qua sotto questa caverna. Quindi se adesso vado a di nuovo usare il portale, come vedete ritorno alla zona della farm. Tra l'altro ci sono ancora degli Oglin che sono indecisi sulla farsi. E dunque ragazzi, siamo giunti anche oggi al termine di questo tutorial, spero vi sia utile. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo questa sera in live su Twitch alle 20:30, link in descrizione. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!